Matteo Martini all'ultimo a mollare, purtroppo non ne avevamo più, non siamo riusciti a chiudere in gloria come lo scorso anno. È stato comunque un anno difficile, ma è stato un anno ancora bellissimo, un anno di una grandissima basket e di un grandissimo Orzi Nuovi. Sì, ora sinceramente faccio un po' fatica a trovare il bicchiere mezzo pieno della situazione. Una sconfitta del genere lascia sempre l'amaro in bocca, anche se non possiamo dire che loro sono una grande squadra, come ti ho detto anche domenica scorsa. Abbiamo fatto un anno che... Non so trovarti veramente un aggettivo per descrivere quest'anno, per il gruppo che abbiamo formato, perché siamo 12 fratelli. Da Siro, che è andato via, a Pale, che è arrivato dopo, a Ale Poti, che è arrivato dopo ancora. Siamo una famiglia, abbiamo creato una famiglia, e questo è stato un grande aiuto per arrivare fino a un passo da Cervia. Dal punto di vista personale, come puoi giudicare quest'anno? So che abbiamo avuto parecchie difficoltà, soprattutto all'inizio sei arrivato in ritardo a causa di una maledetta polmonite, hai faticato anche a riadattarti alla B, hai avuto dei momenti, hai chiuso in maniera esaltante, perché quando corre la grinta il carattere Matteo Martini c'è. Ti ringrazio, essendo l'unico che è stato confermato l'anno scorso, non posso altro che ringraziare chi mi ha voluto a agosto, sapendo comunque più che altro la situazione che c'è stata sfortunatamente della polmonite, chi ha creduto in me, questo pubblico che dopo 2 anni ti posso dire che ormai ha un pezzo di... è dentro il cuore per me, è una famiglia, conosco praticamente tutti e mi hanno accolto come uno di loro, quindi posso soltanto ringraziare, perché raramente si trovano piazze dove c'è un pubblico del genere, dove ti danno un calore e ti dimostrano il bene che dimostrano Orzi Nuovi. Quindi diciamo, non posso dire altro che grazie. Diciamo che ve lo siete meritati, tu in particolare. Grazie Matteo, buone vacanze adesso finalmente. Sì, grazie a voi, grazie a tutto Orzi Nuovi, perché ci ho lasciato veramente un pezzo di me qui. Ti aspetto nei ragazzi per la foto. Grazie.